giocassimo a rincorrerci? Oh, no! Perché non giochiamo a nascondino? Non mi va! E a pallone? Non mi va! Che vi succede, nipotini? Non sopportate più il caldo? Zio, non riusciamo a trovare un gioco che vada bene a tutti. Eh sì, fa caldo! E se organizzassimo una gara di costumi? Sì! Per tutte le piume, che spavento! Sì, è un'idea grandiosa! Li spaventerò per bene! Vediamo... Signora Papera? No. Batarassa? Neanche. Signora Ciancia? Ah, mi è venuta un'idea! Fa vedere, signora Ciancia? No. E questo è un po' scontato, però! Ah, qui non c'è! Qui nemmeno! Ah, li conosco quegli zoccoli! Eh? Cavallo, mi è venuta un'idea da paura! Ascolta! Non ho capito una parola, ma mi stai facendo il solletico ed è troppo divertente! Vediamo un po'... Tito, scegli me! Permesso, Bartolito! Ciao, Batarassa! Oh no! Che cosa vorrà questo birbante vinto? Che sta succedendo qui? Ciao, Pinto! Vediamo cosa potrei farti diventare! Oh, oh! Tito sta tramando qualcosa! Filiamocela! Aiuto! Perché scappano tutti? Sì! Mi hai fatto appena venire un'idea fantastica! Venite, nipoti! Diamo finalmente inizio alla gara di costumi! Tremate! Sono una strega spaventosa! È proprio spaventato! Avanti il prossimo! Sono uno spaventapasseri e faccio paura! Ai passeri, almeno! Io sono un elfo dei boschi e... non so bene cosa fanno gli elfi dei boschi! Gli farò prendere un bello spavento! Molto bene, concorrenti! Adesso la giuria si ritira per stabilire quale delle tre coppie si merita di vincere la gara! Chi è che si è travestito da scatola? Boh, sorpresa! Zio Zenon, il lupo Betto voleva spaventarci! Ma alla fine lo abbiamo spaventato noi! Ma che bravi! In questo caso il primo premio della gara di costumi della fattoria va... a tutti quanti! Sì, evviva! Troppo gentili, vi ringrazio per il premio! Ho tutte le piume, che spavento!